sono solo due banche e i loro clienti a soffrire per l'esito dello stress test. Siena e Genova risentono del colpo. Carige e Monte dei Paschi sono istituti di credito storici che hanno contribuito alla costruzione dell'economia cittadina. La crisi generale, le inchieste degli ultimi anni a Siena e l'ultimo tormento dell'alluvione a Genova aggravano il peso anche psicologico della bocciatura della BCE. Ancora a Roma, di fronte al Ministero del Lavoro, dopo l'incontro di ieri alla Leopolda con Renzi, la macchia rossa delle magliette dei lavoratori della Meridiana nel mondo delle aziende in crisi. L'azienda conferma gli esuberi, loro si raccolgono in un comitato che promette «non molleremo mai». Due anni dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per contiguità con la mafia, Reggio Calabria è tornata al voto e ha scelto Giuseppe Falcomatà, 31 anni, figlio di un ex sindaco della città che nei primi anni 90 aveva suscitato grandi speranze poi andate deluse. Dobbiamo ripartire, ci ha detto, dall'acqua per tutti, dalle scuole, dagli asili. Come il prodotto di una miniera illegale, tonnellate e tonnellate di rame rubato ogni giorno, dalle ferrovie all'alta tensione, tombini e cimiteri. Le immagini dello scambio, soldi in cambio di matasse di oro rosso. Il mercato gestito dalla criminalità italiana che usa senza scrupolo manovalanza straniera e la polizia ferroviaria europea cerca di fare fronte comune. 35 anni, dice la sua carta d'identità, ma Valentino Rossi sembra correre più forte dei suoi anni e dopo 300 gran premi nella massima categoria merita ancora il podio, come ha dimostrato ieri sul circuito malese di Sepang. E a chi gli chiede quando smetterà, la sua risposta è sempre la stessa: quando non mi divertirò più. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronaca. E dunque, come abbiamo seguito nel nostro telegiornale, Piazza Affari non ha risposto bene questa mattina, sono crollate le quotazioni di Monte dei Paschi di Siena e di Carige dopo la bocciatura di ieri da parte della Banca Centrale Europea. Due istituti di credito che sono profondamente legate al loro territorio, alle loro città, che in questo momento stanno vivendo crisi diverse ma molto profonde. Cominciamo da Siena. Non è un istituto di credito qualsiasi il Monte dei Paschi di Siena, bocciato insieme al Banco di Genova all'esame dei bilanci della Banca Centrale Europea. La banca ricomincia da qui è lo slogan dell'ultima campagna pubblicitaria, perché dopo anni di prime pagine dei giornali, fiume di intercettazioni, analisi finanziarie impietose, l'immagine del Monte dei Paschi di Siena è cambiata. Il più antico istituto di credito ancora in attività, la gloriosa banca che nel corso dei secoli ha fatto da perno agli affari della ricca Toscana, oggi agli italiani è nota soprattutto per le vicende giudiziarie e i conti in rosso. Ricominciare, quindi, era la parola d'ordine lanciata lo scorso maggio, dedicata ai clienti e agli investitori. Ma sul sogno di un rinascimento senese è piombata la valutazione della BCE. Il fatto di aver avuto questa, tra virgolette, bocciatura da parte della Banca Centrale Europea è un fatto molto negativo. Lo è per tanti aspetti. Intanto perché noi rileviamo un accanimento da parte dell'Europa, della Banca Centrale, nei confronti del sistema Italia. Il sindaco difende i conti perché fra la banca e il comune e il territorio e quindi la politica c'è un legame profondo e antico, per alcuni un groviglio. Nato 20 anni prima della scoperta dell'America, nel 1472, il Monte dei Paschi era il banco dei pegni dei pastori e degli allevatori delle colline senesi che per superare una stagione difficile e scommettere sulla prossima impegnavano i pascoli in garanzia. La banca cresce con i commercianti toscani, all'epoca una potenza mondiale. Insieme a Reggio Emilia, Siena era la città italiana dove il Partito Comunista negli anni 70 e 80 raccoglieva più voti. È da lì, passando per gli enti locali, che viene il legame forte con la politica, un legame conservato nei decenni con il Partito Democratico. Il Consiglio d'amministrazione rifletteva le correnti all'interno del partito. Prima dell'attuale presidente Alessandro Profumo, l'uomo al centro degli equilibri di MPS dal 2006 al 2012 era Giuseppe Mussari, autore del progetto di acquisizione di Antonveneta nel novembre 2007, a un anno dalla crisi internazionale, pagando sull'unghia 9 miliardi di euro, che ha portato i conti della banca senese in rosso. Il prezzo e i motivi, anche politici, che hanno portato il Monte dei Paschi a fare il passo più lungo della gamba sono ancora al centro di aspre polemiche. Ma nelle polemiche la BCE non è entrata. Nei documenti ufficiali si limita a evidenziare bilanci in sofferenza per 2,11 miliardi di euro.
se è vero, come dicono i genovesi, che Carige e Genova, a questa città è arrivata l'ennesima ferita. Sapere che la banca di tutti, quella su cui si deposita lo stipendio, quella a cui le coppie chiedono il mutuo, la cassa in cui molti hanno investito risparmi, è uno dei due istituti di credito bocciati dalla Banca Centrale Europea, fa male e preoccupa. L'ennesimo colpo ai genovesi, una nuova ondata di piena, 2 settimane dall'alluvione costata un morto e danni per 300 milioni di euro e polemiche sull'incapacità dell'amministrazione pubblica nel gestire la città. La bocciatura di Carige spaventa i correntisti, nonostante le assicurazioni di Banca Italia sulla tenuta del sistema bancario italiano. La fiducia era già crollata con il ciclone giudiziario che aveva travolto il leader ventennale del gruppo, Giovanni Berneschi, prima per l'inchiesta di Banca Italia sui prestiti facili e imprenditori amici, infine arrestato insieme a 6 manager del suo entourage e a sua nuora, con accuse che vanno dall'associazione a delinquere al riciclaggio alle intestazioni fittizie. 250 piccoli azionisti intentarono una class action per presunte pratiche civili scorrette, bocciata però dal Tribunale Civile. Ora per pensionati, ex ragionieri, impiegati, dipendenti che non avevano smesso di sostenere la banca del territorio, una nuova doccia fredda. La bocciatura sul bilancio 2013 getta ben più di qualche ombra sui tentativi di riassetto del presidente Cesare Castelbarco e dell'amministratore Piero Montani. È servito a poco l'aumento di capitale da 800 milioni portato a termine solo 3 mesi fa. Eppure di nuovo a loro, cioè a Genova, che la banca si appella. I consiglieri riuniti in tutta fretta ieri hanno approvato un nuovo aumento di capitale da 650 milioni di euro che potrebbe cambiare in modo definitivo la proprietà della banca. Di chi sarà allora? Forse arriverà un cavaliere bianco, si fa il nome del finanziere Andrea Bonomi, o forse entreranno in scena le popolari francesi che ora hanno in mano il 10% del capitale e forse Genova non avrà più una sua banca. E non è una banca, non è un istituto di credito, ma una compagnia aerea. Si trova in profonda crisi e ha annunciato esuberi per oltre 1.600 posti di lavoro. L'azienda, tra l'altro, proprio poco fa ha confermato la volontà di aprire la procedura di mobilità già da oggi, dopo l'incontro che si è svolto questa mattina a Roma tra sindacati e il ministro del lavoro Poletti. Secondo le ultime notizie che stanno arrivando in questo momento, Meridiana dovrebbe poi ridurre di 268 il numero degli esuberi, arrivando così a quota 1.366. Per gli esuberi dovrebbe poi essere richiesta l'estensione da 3 a 5 anni della mobilità, come è avvenuto per Alitalia. Però i lavoratori non hanno assolutamente intenzione di mollare e continuano a protestare da mesi, da giorni, anche questa mattina. I lavoratori di Meridiana non vogliono mollare, in ballo ci sono più di 1.600 posti di lavoro, tutti dipendenti che dopo 4 anni di cassa integrazione si ritrovano in mobilità. Il colpo di grazia, dicono piloti e personale di terra, ad un'azienda che avrebbe tutti i numeri per portare il bilancio in positivo. Cioè, è stata creata a tavolino uno stato di crisi, perché sicuramente un'azienda che restituisce degli aerei pagando penali milionari ogni anno per restituirle e poi affittarli da qualcun altro le fa capire che probabilmente è stata creata a tavolino. Al secondo piano del Ministero del Lavoro si consuma l'ultimo atto di una trattativa che negli ultimi giorni è bruscamente precipitata dopo lo strappo consumato dalla compagnia aerea venerdì scorso, quando l'amministratore delegato Roberto Scaramella ha annunciato l'apertura della procedura dei licenziamenti. Sono due colleghi, si chiamano Andrea Mascia e Alessandro Santocchini, e si trovano su una torre faro all'aeroporto di Olbia a 45 metri di altezza. Stanno sfidando il tempo, sono 12 giorni e sono lì, e penso, anzi 13. Chiunque avrebbe delle difficoltà a resistere così tanto tempo. Questi ragazzi ce la stanno facendo per noi, ce la stanno facendo per la dignità del lavoro. Staremo qui sopra finché non troveremo una soluzione equa per tutti, anche per l'azienda, perché noi teniamo fortemente al logo Meridiana, amiamo la nostra azienda e tutti insieme, insieme all'azienda, insieme al governo, vogliamo partecipare alla sua ripresa. La crisi di Meridiana inizia nel 2007 e da quel momento i conti della compagnia viaggiano nel profondo rosso, nonostante i continui aumenti di capitale del proprietario Karim Aga Khan, i costi superano i ricavi, con gli anni crescono le perdite. A fine 2013 la compagnia, che intanto è diventata la Meridiana Fly, porta sulle spalle 340 milioni di euro di debiti. Ad avvelenare gli animi la politica aziendale della compagnia
compagnia aerea, soprattutto l'acquisizione di Air Italy. Sta succedendo che dei colleghi che indossano una divisa che è uguale alla nostra e volano su aeromobili che hanno la livrea meridiana ma soltanto una piccola etichetta che ricorda che il volo è operato da Air Italy stanno svolgendo il lavoro al posto nostro. I lavoratori attribuiscono la colpa del disastro ai manager di Meridiana che secondo loro non sono stati in grado o non hanno voluto evitare la crisi. Siamo assolutamente disponibili a sederci al tavolo per un ulteriore abbassamento contrattuale, perché l'abbiamo già avuto nel 2009 e nel 2011, ci risiederemo anche nel 2014, non è quello che ci spaventa. Firenze è una base che è stata chiusa per Meridiana, fra l'altro molto proficua. Come se n'è andata la Meridiana? Sono arrivate le compagnie straniere, le dico la Vueling per esempio, che stanno sbaragliando il mercato. E lo scontro va avanti. Reggio Calabria, un nuovo sindaco, si chiama Giuseppe Falcomatà, ha 31 anni, avvocato ed ex capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. È soprattutto figlio di Italo, primo cittadino dal 1993 al 2001, quando poi fu costretto a ritirarsi per un male incurabile. Un'esperienza ricordata con l'espressione primavera di Reggio. Il padre subì minacce e attentati proprio per la sua intransigenza nei confronti della criminalità organizzata. Giuseppe Falcomatà adesso eredita un comune che è stato commissariato per mafia e una situazione finanziaria disastrosa. Alla faccia pulita il coraggio di un trentenne che porta un cognome pesante per la storia di Reggio Calabria, ha vinto alle primarie con un mezzo plebiscito del Popolo Democratico e ora abbissato battendo con più del 60% dei voti al primo turno il suo avversario nella corsa a sindaco della città dello Stretto. Giuseppe Falcomatà, 31 anni, il terzo sindaco di centrosinistra della storia della città dello Stretto e arriva al governo 2 anni dopo lo scioglimento per inquinamento mafioso del Consiglio Comunale, il primo capoluogo di provincia in Italia commissariato per l'infiltrazione delle cosche. Ma non è tutto, anni di inquinamento dell''ndrangheta hanno ridotto la città e il comune in ginocchio. Ora Reggio Calabria vive una crisi lunga e tormentata con problemi legati al mondo del lavoro drammatici. Tasso di disoccupazione al di sopra del 30% e arriva al 60% per i giovani solamente. Nel primo semestre del 2014 sono andati persi 5.000 posti di lavoro. Una città dolente e ferita in cui nemmeno i servizi basilari come l'acqua potabile in tutte le case funzionano correttamente. Dove per evitare il default il commissario ha dovuto chiedere un mega prestito e per pagarlo chiedere ai cittadini tributi al massimo delle tabelle previste. Prima i cittadini ci chiedono una città normale, Reggio non è una città normale e noi abbiamo il dovere di riportarla all'anno zero, quindi prima di tutto di garantire i servizi pubblici essenziali, dalla raccolta dei rifiuti al servizio idrico, all'illuminazione delle strade, a un'offerta culturale adeguata al degno nome e al nobile nome di questa città. Poco più di 20 anni fa era stato il padre, Italo Falcomatà, insegnante di italiano e storia al liceo e all'università, ad essere eletto primo cittadino dal Consiglio Comunale subito dopo Tangentopoli e poi riconfermato per ben 2 volte. A Italo Falcomatà, scomparso per una leucemia fulminante nel 2001 a 58 anni, è intitolato il lungomare di Reggio, il luogo più importante e famoso della città. Il figlio Giuseppe ne raccoglie ora l'eredità dopo una carriera cominciata dopo gli studi a Milano e Bologna con 2 elezioni, prima in circoscrizione e poi al Consiglio Comunale. Lui poco prima di andare via, forse sentendo che la vita stava trascorrendo e che per lui mancavano purtroppo poche settimane all'addio, mi tra virgolette convocò nel suo studio, nel nostro studio che è una stanza naturalmente della nostra casa, dicendomi: io non ti lascio terreni da amministrare, non ti lascio degli immobili da affittare, non ti lascio uno studio avviato, ti lascio soltanto questi. E fece cenno ai libri della nostra libreria che abbiamo in casa, dicendo proprio questo: se tu studierai, se tu porterai avanti quelli che sono i tuoi obiettivi studiando e puntando al merito, prima o poi ci riuscirai. Non sarà solo il confronto con il padre, il banco di prova per Giuseppe Falcomatà, chiamato a ridare speranza alla città. Nell'anno zero della politica cittadina la prima cosa da fare non è propriamente di natura politica o amministrativa, si tratta proprio di ricostruire un rapporto sentimentale con la città e questa è stata la nostra stella polare, il nostro faro fin dalle primarie. Falcomatà l'ha definito il coraggio della bellezza, la voglia di riscatto di una città che vuole tornare a sentirsi importante, il centro nevralgico di una regione, la Calabria in cerca di risposte e rilancio. Se questo rilancio passerà per la faccia pulita di questo ragazzo reggino dal cognome bello, importante, lo scopriremo presto.
E adesso occupiamoci di questa battaglia silenziosa e quasi quotidiana tra chi fa incetta del rame e chi cerca di fare fronte a questa emergenza bloccando le bande specializzate nei furti. Le ferrovie hanno denunciato danni per oltre 3 milioni di euro soltanto nel 2014. Un sistema che cerchiamo di provare a capire anche guardando le immagini di questo servizio che sono state girate dal Corpo Forestale di Pavia. Viene rubato a tonnellate il rame da linee ferroviarie, centrali elettriche, cantieri, tombini e perfino cimiteri. Gli episodi sono quasi a scadenza settimanale. Solo nell'ultimo mese da Torino a Messina molte le denunce di furti. Sgominata appesa in una banda francese che agiva in Italia, 6 gli arresti, avevano rubato 20 quintali di rame. E ancora, a Messina trovate in una centrale circa 40 tonnellate di rame rubato e pronto per essere ripulito. A Torino 11 persone sono state arrestate, sorprese a rubare rame dalla pista olimpica di Bob, dice Zana Pariol, costruita per Torino 2006. E nonostante i numeri sui furti dell'oro rosso nel nostro paese dal 2011 siano comunque in diminuzione, il mercato illegale continua a fruttare affari d'oro, mettendo in crisi migliaia di persone. Solo da gennaio a maggio 2014 le ferrovie dello Stato hanno stimato danni economici per 3 milioni e 700 mila euro. Per questo a fine settembre 15 polizie ferroviarie europee si sono incontrate a Roma per cercare di coordinare gli sforzi per limitare il fenomeno. Un esempio per capire come funziona il sistema viene da Pavia. Queste immagini sono state registrate dalle telecamere del Corpo Forestale. Questi uomini arrivano a notte fonda davanti ai cancelli degli impianti con furgoni e auto rubate, una breve telefonata o a volte anche solo uno squillo avverte i titolari. Il carico scarico dura pochi minuti, poi la manovalanza sparisce, torna dopo qualche ora per essere pagata in contanti. Scene come questa si sono ripetute in 3 impianti della provincia di Pavia sotto gli occhi della Forestale e della Procura Pavese. La filiera era composta da una manovalanza di origine romena e tra questi anche un minorenne che rubavano il rame. Il ricettatore invece era un imprenditore italiano che lo ripuliva e lo rivendeva sul mercato. Si dovevano eseguire 10 misure cautelari già predisposte, per cui c'è stato l'impiego di 80 uomini della Forestale, e nel momento in cui si andava a eseguire queste misure si sono trovate in uno dei cosiddetti cantieri o capannoni in cui si lavorava il rame, si sono trovate altre 4 persone che in quel momento stavano portando del rame, quindi presi in flagranza di reato. La manodopera romena era ricompensata con circa 2 euro al chilo, il rame nuovo è rivenduto a 5 euro, il valore di mercato attuale è 8 euro al chilo, il giro d'affari di una banda come questa è a 500.000 euro in un solo anno. Un metallo di uso comune e prezioso, mai sottostimato dagli artisti e dai designer, come testimonia la mostra dedicata alla Triennale di Milano, opere artistiche e di design tutte di rame, un elemento usato anche dalle archistar per la sua capacità di essere ornamento e materia del costruire, come testimonia il rivestimento del Museo della Scienza di Amsterdam del nostro Renzo Piano. Forse non tutti lo conoscono, ma senza dubbio è un personaggio che ha fatto parlare molto di sé, il presidente uscente dell'Uruguay, José Mujica, 79 anni, ex guerrigliero che per la Costituzione non può candidarsi per 2 volte di seguito. Mujica è davvero particolare perché lui vive in una piccola fattoria e non nel palazzo presidenziale e devolve quasi tutto il suo stipendio ai bisognosi, ma soprattutto anche le sue decisioni politiche sono senza dubbio all'avanguardia. Al seggio non ha fatto la fila per votare. Nessun privilegio presidenziale. José Mujica, come tutti gli ottuagenari, ama alzarsi presto ed è stato il primo dei leader politici a votare. E il Pepe, noto nel suo paese per lo stile di vita sobrio, pauperista, non è in lizza come presidente. La Costituzione vieta 2 mandati consecutivi, ma è candidato al Senato. Gli uruguaiani votino serenamente, seguendo la loro coscienza. Quella di oggi non è una guerra, né la fine né l'inizio dell'Uruguay, ha detto col suo stile diretto il presidente uscente. E poi pragmatico, come sempre, se il tempo me lo permette vado a piantare le zucche, ha aggiunto. E poi via col solito vecchio maggiolino azzurro modello anni 70. È il Mujica style, noto ormai in tutto il mondo, se all'ufficio, al 12° piano del palazzo presidenziale, non poteva certo rinunciare. José Alberto Mujica Cordaro, le lontane origini liguri riecheggiano nel cognome materno, non ha mai lasciato la sua casa.
È qui, nel rancio fuori Montevideo, una camera, cucina e tetto di lamiera, che vive con la moglie Lucia, senatrice, anche lei ha un passato da guerrigliera nei Tupamaros. Lui, dell'organizzazione marxista-leninista, negli anni 70 è stato uno dei dirigenti. Catturato dai militari, ha fatto 14 anni di carcere, 2 di isolamento in un pozzo, torture e brutalità all'ordine del giorno. Un passato simile ad altri presidenti latinoamericani, un presente molto diverso. Non ci sta a passare per il santino del presidente degli ultimi. È una questione di coerenza, ho sempre fatto così, ha ripetuto in questi anni, riferendosi alla decisione di trattenere per sé solo il 10% degli oltre 10.000 dollari di appannaggio presidenziale. Una scelta che nessun ministro del suo governo ha seguito. Ognuno faccia ciò che vuole, non è un obbligo, ha sempre detto. Negli anni della sua presidenza l'Uruguay ha legalizzato l'aborto, i matrimoni gay e la marijuana, che ora, dalla produzione al commercio, è monopolio di Stato. Che lo che venimo facendo in materia di repressione di droga. Le politiche repressive non hanno dato alcun risultato, bisognava cambiare strada. Abbiamo vissuto il sogno di cambiare la storia e liberare l'uomo dallo sfruttamento, ha dichiarato in un'intervista. Alla fine io ed i miei compagni abbiamo scoperto che l'impossibile ha un prezzo troppo alto, che nessuna vita va sacrificata per un sogno. Parola di Mujica, che ad una sola cosa non rinuncia. La mia guerra con la cravatta, non l'ho mai messa e mai la metterò. E c'è un altro personaggio che conosciamo tutti, che continua a stupire all'età di 35 anni, ed è Valentino Rossi. Più forte degli avversari, ma soprattutto più forte del tempo che passa. Il Valentino Rossi versione 2014, con 35 anni sulla carta d'identità, ha dimostrato ancora una volta che gli anni non contano quando c'è la voglia di vincere, quella di sempre. I suoi numeri sono impressionanti e niente lo spiega meglio del video commemorativo dei suoi 300 Gran Premi. Viso da ragazzino, quello datato 1996, man mano assume i lineamenti del campione al massimo della sua carriera, sino all'aspetto di oggi, un 35enne che non rinuncia però al suo vizietto, quello di stupire gli appassionati di tutto il mondo. E pensare che mi davano per finito già 3-4 anni fa e lo sfogo di Valentino in occasione delle ultime strabilianti prestazioni, culminate nei successi di Misano ed Australia e nel posto d'onore conquistato ieri in Malesia. Non finisce mai invece il talento del ragazzo venuto dall'Appennino marchigiano a dominare il mondo delle due ruote. Un dominio iniziato con le scorribande in sella allo scooter. L'amicizia per me è molto importante, anche troppo, perché quando sono a casa che dovrei fare delle cose piuttosto importanti, degli impegni, ecco, non ci vado per stare con i miei amici. Quindi sicuramente è una cosa che ti mette tranquillità. Il suo impero si è poi allargato alle piste del mondiale, collezionando 9 titoli fino a scontrarsi con i talenti dell'ultima leva, Lorenzo e Marquez. Già 5 anni fa, con il senso dell'umorismo che negli anni non gli è mai mancato, Valentino sfidava scherzosamente il suo compagno di team Lorenzo, da enfant prodigio a campione nel pieno della maturità, ma pronto anche ad imparare qualche segreto dalle giovani generazioni. Anche così si spiega l'eterna giovinezza di Rossi, che fra un weekend di gara e l'altro si diverte a svezzare i piloti in tenera età con la sua ultima creatura, la Riders Academy. Teoria, pratica in pista, ma anche quel pizzico di sano divertimento che da sempre fa parte del pianeta Valentino. Mattia Pasini nel suo camion che si sta preparando, come va Paso? Come la vedi? Bene, anche se sono un po' infastidito da questi avversari che vengono a spiare i miei segreti qui dietro con i vetri chiusi, non è che sono proprio da... Ormai la pressione... Ma il vero segreto è la mentalità vincente che lo spinge ad una gestione maniacale di tutto quello che è Rossi. La tecnologia, molto cambiata dai suoi primi giri in pista, ma anche l'alimentazione, il fisico, lo stile di guida, ultimamente mutuato dal fenomeno Marquez. Mai nulla viene lasciato al caso e il risultato è una longevità agonistica con pochissimi precedenti nella storia del motociclismo. Così il campione navigato riesce sempre a mantenersi giovane, come ha dimostrato il massacrante Gran Premio di ieri, terminato con un Jorge Lorenzo allo stremo delle forze ed un Valentino freschissimo nonostante la fatica. Un miracolo che continua dopo 18 anni di corse ai massimi livelli e che, lo ha promesso proprio lui, durerà solo fino al giorno in cui ancora si divertirà. E noi, c'è da giurarlo, ci divertiremo da pazzi insieme a lui. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco.
Eccoci qui, non ci sono notizie dell'ultima ora, TG Cronache si chiude qua, come sempre vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti il nostro sito tgla7.it, poi c'è l'edizione delle 20 del telegiornale, noi ci vediamo se volete domani alle 14, buona giornata.